Oggi bollettino di profondità. In corso d'opera vi spiegherò che cosa andremo a fare, che c'è qualche novità. Ragazzi, buongiorno. Allora, come avevo detto prima, stiamo andando a prendere Vittorio, un ragazzo di Praiano. Vedrete anche un altro video insieme a lui che è stato realizzato quest'estate. Al momento siamo di fronte al fiordo di Furore, famoso in tutto il mondo in quanto in estate vengono i tuffatori più forti del mondo per fare una competizione. Questo è lo splendido scenario della costiera amalfitana e quella lì in fondo è Praiano. Stiamo arrivando a ridosso del molo di Praiano per recuperare Vittorio. Allora, l'idea oggi è quella praticamente di pescare a bollettino di profondità. Lo faremo con dei filaccioni, due per cercare di insidiare le pezzogne o comunque i pesci bianchi, e un terzo dedicato quasi esclusivamente ai pesci sciabola, quindi con un diametro di filo maggiorato sia per quanto riguarda il trave che i braccioli. Avrà un trave del 160 e i braccioli del 130. Poi dopo nel dettaglio vi faremo vedere meglio un pochino tutta l'attrezzatura che andremo ad utilizzare. Per prima cosa caleremo i filaccioni. Una volta calati ci andremo a posizionare su dei punti che si trovano nelle vicinanze e pescheremo a bollettino di profondità con i mulinelli elettrici. Ovviamente sempre assistiti e tutelati dal motor guide. Allora ragazzi, eccoci qua. Nuovamente buongiorno. Abbiamo recuperato Vittorio. Buongiorno. Eccolo qui. Questo è il filaccione di cui vi parlavo prima. Il primo che andremo a calare sarà per i pesci sciabola. Vittorio adesso l'ha finito di innescare. Ecco qui, è composto da quanti ami, Vittorio? 10, 15? Sì. Una decina di ami, 10-12 ami. Il trave, come vedete, è un cordino e poi c'è un 120. Ami importanti. Siamo su un fondale di 150 metri, abbiamo attivato la funzione ancora con il motor guide per non avere problemi per filarlo in mare e va bene così. Appena finito di calare il filaccione a pesci sciabola, ci apprestiamo a calare quello per le pezzogne. Abbiamo deciso di calarlo su un fondale di 370 metri, filaccione di 15 ami, trave 0,70, eccolo qui, trave 0,70, bracciolo 0,60.
abbiamo delle sarde, le scrivo un po' con delle sarde, un po' con dei gamberi, le sarde più piccoline le andremo a dividere a metà. Ci vado a levare la coda, le divido a metà e quindi ogni amo avrà un bel innesco generoso che poi andremo a compattare con un po' di filo elastico, sia la parte diciamo centrale del corpo che la testa. Poi vi facciamo vedere come le inneschiamo nel dettaglio. La testa avviene in questa maniera qua. Il buon Vittorio, che ha realizzato il filaccione, ha tenuto giustamente in considerazione il fatto che questi, essendo ami circle, devono avere un certo movimento per permettere poi l'allamata del pesce al lato della bocca. Lui ha scelto il rivetto. Si possono utilizzare il rivetto, quindi creando questa solina qui che permette all'amo di muoversi e andarsi poi ad agganciare al lato della bocca dei pesci, o si può andare ad aprire l'amettino e inserire una girella. Però, essendo un filaccione, questa è la scelta migliore che ha fatto lui. Andiamo a terminare di innescare gli altri 15 ami e lo filiamo. Mentre per quanto riguarda invece il tocchetto di sarda, lo andremo ad innescare in questa maniera qui. Si va in prossimità della schiena, evitando la lisca, si fa ruotare l'amo, si gira intorno alla lisca, non prendendola, ed eccolo qui. Questo è l'innesco. Perché praticamente l'amo, ruotando sulla lisca, avrà più forza, più resistenza, e quindi pesce andandolo ad attaccare con più difficoltà lo strapperanno. Questa comunque è una tecnica affascinante, una tecnica che viene utilizzata dai pescatori della costiera amalfitana, e non solo, da penso almeno 70-80, sì, cioè da tantissimi anni. Permette di sondare anche delle zone nuove di pesca, per dei punti nuovi, per vedere un attimino che tipo di pesci ci possono essere. E allo stesso tempo però può regalare delle piacevolissime e graditissime sorprese, perché qui si può prendere di tutto, si può prendere merluzzi, pezzogne, pesci sciabola, scolfa, sì. Ma che bella cernia, potrebbe anche capitare, Dei grumi. Quanto tempo lo vogliamo far pescare? Un paio? Due o tre ore. E dopo poi andremo prima a recuperare quello a pesci sciabola, poi questo qui, dopo caliamo l'ultimo e poi ci andiamo a fare la nostra bella pescatella a bordo di profondità. Vittorio sta facendo scendere il filaccione e poi si è arrivato in profondità. Io inizio, mi porto avanti e inizio praticamente a collegare il terminale alla canna da bolentino. Questa è una canna da 3 metri appositamente per il bolentino di profondità, che gestisce fino a 1,2-1,3 kg di piombo. Nasce per 1 kg di piombo, però gestisce fino al 1,2-1,3 kg. Il terminale che sto andando a collegare è così composto: una bella girella importante di 300 libbre, eccola qui, girella e moschettone, una bella asola del multifibra che esce direttamente dal mulinello, e abbiamo il terminale. Ovviamente i terminali vengono realizzati da me, è proprio passione allo stato puro, ognuno poi se li realizza come meglio crede. Tutti gli ami, come potete vedere, sono stati girellati. In prossimità della girella c'è anche un piccolo attrattore luminoso, ma che più che attrarre come luce fa il suo lavoro, perché protegge il nodo. E poi sotto, vicino al piombo, un bel lamettone importante, un crocchettone. Eccolo qui. Ci andremo a mettere una o due sarde intere vicino, e fungerà sia da pastura
sia se dovesse arrivare un pesce importante, ovviamente rispetto all'amettino più piccolo ci dà qualche chance in più. Adesso andiamo a innescare come abbiamo fatto vedere prima e inizia la nostra pescata a tutti gli effetti. Ragazzi, eccoci qua, ci siamo spostati, abbiamo perso un pesce importante sulla prima posta, però stavamo sul fango, quindi abbiamo deciso di spostarci. Volevamo però far vedere una cosa. Sono più o meno le 8:40 del mattino, c'è chi fa colazione con i gentilini biscotti al miele e invece il buon Simon che va di polpette al sugo. Un leone, buongiorno, leoni d'Africa. Che bontà, a mare aperto, è proprio un altro sapore la polpetta. Ecco ragazzi, ci siamo, si scende negli abissi. Ecco Vittorio che ha salito questo mezzo squaloide, un gattuccio, lo liberiamo. Ma questo morde? No, non morde. Non morde? E liberiamo, no? Allora ragazzi, il primo pestolino sembra che lo siamo riusciti a prendere, penso quasi sicuramente sarà una pestogna dalle testate che sta dando. Mancano 20 metri, Vittorio si avvicina con il vetrino, col guadino e vediamo un po', penso sia piccola da rilascio, però non si sa mai. Invece non è male. Bello. Ce ne stanno i più grandi, però sì, ci stanno molto più grandi, però questo si fa un bel carpaccio questo qua, sì, eh? Sì. Eccolo qua. Allora, nel bollettino di profondità non esistono solo pezzogne, merluzzi, cernioni. Abbiamo trovato un punto a ridosso di una scaduta sui 110 metri. Sull'eco abbiamo marcato, abbiamo visto delle bellissime marcature. Ci siamo fermati e stiamo prendendo questi pesci qua. E sono di tutto rispetto. Belli, belli, belli. Dai! Bello, 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 con la canna così leggerissima, è un grande divertimento. Bello, bello.